costruita la stazione Garibaldi, inizia la linea 1 del metro, insomma è una città che cresce, è la città della grande Inter, qui ci spostiamo di qualche anno, alla metà del decennio, dell'Inter di Herrera, Sarti, Bugni, Spacchetti, Benigua, Neri, Picchi, io ero interista all'epoca, ma, e quindi non saprei dire la stessa formazione del Milan, ma anche il Milan si difendeva molto, erano due squadroni che... A San Siro, nella mitica San Siro, conquistavano il mondo. Dunque una città in crescita, in espansione, ma anche una città, non viviamo mai nel paradiso terrestre, dunque ogni espansione ha sempre un aspetto d'ombra, ha sempre un aspetto di crisi. E questa ombra, questa criticità, come si ama dire oggi, gli artisti la colgono e la colgono profondamente. E in questo senso gli artisti che lavorano in questo ambito, in questo linguaggio a Milano, hanno una loro specificità diversa da quella romana. La pop art romana la conosciamo, la amiamo, è ben nota. Credo che non altrettanto nota ma meritevole di attenzione e di interesse sia l'ambiente milanese, dico milanese in un senso ampio, perché molti artisti in questi anni lavorano a Parigi o arrivano da altre esperienze, ma che sia un argomento, un momento, un ambiente, un clima, un'atmosfera molto importante, interessante, che meriterebbe, merita di essere conosciuta maggiormente di quanto non lo sia stata finora. Cosa voglio dire? Guardiamo soltanto qua per ragioni così di comodità visiva, ma poi passerò agli amici artisti il compito, la palla di parlare delle loro opere. Ma se guardiamo per esempio, vi dicevo, una pop art colta, una pop art ironica, una pop art, uso questo termine per comodità, forse non è neanche giusto, ma insomma un'arte che usa il linguaggio pop per dire altro. Guardiamo per esempio, dietro di noi c'è quest'opera di Tadini che si intitola Autobiografia con De Chirico, Archeologia, scusate, con De Chirico, un'opera del 1972. Ci sono degli oggetti che si disseminano nello spazio, nel bianco, nel vuoto dello spazio. Gli oggetti sono il tema di tanti artisti in questo periodo, gli oggetti ci guardano, è un'opera che anche troverete in mostra. Dietro di voi trovate una delle lavatrici di Silvio Pasotti che si ispira proprio a questa dittatura degli oggetti, entrano, si diffondono le lavatrici, benemerite peraltro, nelle case italiane e lui ci fa vedere proprio come a poco però siano gli oggetti che si impadroniscono di noi. La stessa cosa fa Tadini, ma quali oggetti? Se li guardiamo più da vicino vediamo che c'è una citazione dalle Muse inquietanti di De Chirico e appesa alla parete un quadro che riprende Malevich, che cita Malevich, dunque anche la citazione che comincia a insinuarsi molto prima del postmoderno già in questi quadri. Oppure se guardate quella scrivania di Tino Stefanoni, un altro amico purtroppo recentemente scomparso, Tino Stefanoni in questi anni fa un catalogo di oggetti, elenca degli oggetti assolutamente comuni, assolutamente banali, parla di metafisica della banalità, metafisica dell'ovvietà per definire le sue opere. Quindi un linguaggio che riprende gli oggetti comuni, e siamo in piena pop art, perché per pop art si intende un'arte che si ispira alle, al modo di esprimersi, al linguaggio dei mezzi di comunicazione di massa.